mestamente dissento. No, nel senso, non dissento da come lei ha visto il film, perché non posso dissentire, come lei ha visto il film, ovviamente, come ha visto il punto e basta. Io credo che la, come dire, il grado di pericolosità di una qualsiasi persona, il livello di criminalità che può esprimere, è rappresentato esclusivamente dal proprio comportamento. Allora, se da un lato queste persone non sono, non hanno dei forti tratti somaticamente in qualche modo criminali, se non hanno il ghigno feroce e così via, però c'è un comportamento che loro conducono che è inequivocabilmente criminale, e se la considerazione di quel comportamento criminale è più o meno largamente accettata come va bene, no, tutto sommato, io penso che lì sta anche un bel pezzo del problema di questo paese. Cioè, nel senso che se noi dobbiamo pensare che chi commette un atto criminale è una sorta di mostro che forse quasi, come dire, cromosomicamente, geneticamente è tale appunto perché ha qualche stortura, tutto ciò è molto confortante in qualche modo, perché fa anche sì che una volta che lo becchiamo siamo a posto. Se invece pensiamo che c'è un meccanismo che agevola, che vede come qualcosa a volte quasi di necessario, che non è che chiude un occhio, a volte ne chiude uno, due, tutti, perché comunque tutto sommato appunto non è grave, lì credo che entriamo in un precipizio non soltanto economico-finanziario, ma direi culturale. Cioè, in qualcosa, come dire, che a quel punto non ci farà mai più, come dire, capire qual è il confine tra un comportamento appunto criminale, ma così all'acqua di rose, e quello che invece dobbiamo cominciare a ritenere realmente criminale, chi lo stabilisce? Cioè, da quando è che dobbiamo dire da qui sì e fino a qui no? Quindi, ecco, non so se mi sono spiegato, insomma, rispetto a questo. Basta. Guardando un po' ai bilanci che si fanno periodicamente sul... Infatti si alzano tutti. Bilanci, degli studiosi di cinema, dei critici, sugli ultimi anni del cinema italiano, gli ultimi 10 passati del cinema italiano. Un dato che emerge spesso, sempre, è appunto l'affermazione di Indigo Film nell'oligopolio della produzione cinematografica italiana, anche come marchio che è riuscito a imporre un cinema un po' diverso rispetto a quello che si faceva. Anche molto riconoscibile, lanciando figure che adesso sono diventate importantissime italiano, Andrea Molaioli, Paolo Sorrentino, Pietro Marcello, ma anche professionisti di aree più specifiche come Teotiardo, Gazzi, e anche Roberto Servillo, che poi è un importante pilastro, che vanta sicuramente anche imitazione un po' questo tipo di cinema coraggioso e anche un po' diverso dal solito prodotto italiano dal punto di vista visivo, della cura visiva delle immagini, del montaggio. E volevo chiedere appunto come si costruisce una cosa del genere. Tanto ovviamente ti ringrazio, insomma ce ne sono altre di realtà come le nostre, soprattutto credo negli ultimi anni, credo che così, una generazione insomma anche di produttori un po' diversi da quelli del passato ha sicuramente contribuito anche a stabilire un'alleanza con i registi, cioè questo è un po' secondo me la nostra modalità produttiva, cioè nel senso che
noi siamo al servizio in qualche modo dei registi e ovviamente esprimendo la nostra opinione cercando di aiutarli a esprimere e a portare avanti i loro progetti, però credo che sia un po' questo il non è un segreto, insomma, è, cioè l'animo un po' che ci spinge a da una parte a valutare forse i progetti così in qualità di spettatori, no? Perché in realtà siamo sia io che il mio socio Nicola siamo nati con il cinema, con i film, con la passione per vedere tanti film e quindi ci chiediamo sempre adesso che film vorremmo andare a vedere un po' al cinema e quindi così è anche più semplice scegliere il progetto, poi il fatto di essere in due forse ci ha sempre un po' aiutati anche in confronto, però credo che sì, che sia questo un po' il fatto, cioè quando poi crei un'alleanza che poi si effettivamente si allarga anche ai collaboratori che non sono solo il tuo regista, il tuo sceneggiatore, ma anche effettivamente delle figure che noi consideriamo dei veri nostri collaboratori quasi fedeli e che lavorano con noi in modo continuativo, appunto li citavi tu prima. E, però appunto credo che così che ci anima un po' la passione di consentire ai registi di esprimersi al meglio e quindi seguiamo passo passo il progetto con loro e quindi poi nella fortuna anche di aver così fatto nascere insomma lui direbbe la stessa cosa di noi Paolo. Perché siamo effettivamente nati insieme, oggi a pranzo un po' lo raccontavo che insomma ne abbiamo prodotto il primo cortometraggio di Paolo, non avevamo neanche di Paolo Sorrentino, e che non avevamo neanche un ufficio, non avevamo neanche una stanza, non avevamo neanche una linea telefonica, però così l'abbiamo fatto insieme e anche quando abbiamo prodotto il suo primo film, come in più, eravamo più o meno nelle stesse condizioni. Però insomma sì, cioè, si può fare. No, la cosa che effettivamente è un po' abbastanza particolare e questo sì un po' ci distingue da altre realtà è che la prova di fertilità, ecco, questo esempio Paolo ha fatto sempre Paolo Sorrentino, ha sempre fatto tutto con noi e devo dire che insomma anche Pietro, Marcello mi hanno fatto tre lavori con lui e Andrea, due figli, insomma effettivamente mentre si trovano bene, non so, chiediamo Andrea. Io a questo punto ringrazio Francesca Scima, Andrea Molaioli, Alberto Pezzotto e vi domando per l'occhio sul palco. No, volevamo farvi un maggio in due litografie che sta dicendo che ha fatto due litografie per loro e gliele sta consegnando. Omaggi di... E questo è un omaggio del nostro sponsor. Il caffè Musetti, che sono delle tazzine del caffè, ma sono quelle tazzine del caffè. Quelle date adesso. Bellissimo. Sono le tazzine quelle che avete avuto il caffè col piccolo omaggio. Questo non è rimasto quasi. Va bene, grazie.